A maggioranza il Consiglio Comunale di Mercato San Severino ha approvato la TASI, la nuova tassa comunale, con un'aliquota, qualcuno dice, soprattutto quelli dell'opposizione, tra le più elevate d'Italia. Ai nostri microfoni il Presidente del Consiglio Comunale, l'Avvocato Mauro Iannone. Ecco, innanzitutto che cos'è la TASI? Come tutti noi sappiamo, purtroppo la tassazione va a inficiare le tasche dei cittadini. La TASI è il tributo sui servizi indivisibili, quindi tutto quello che è connesso alla vita del cittadino. In realtà non è vero che è l'aliquota più alta d'Italia. Abbiamo applicato il 2,50% per un motivo di equilibrio sostanziale. Cioè, l'amministrazione ha ritenuto opportuno, invece di raggiungere ed aumentare dello 0,80% per poi proporre strane addizioni matematiche, sottrazioni per effettuare una serie di detrazioni, di applicare il 2,50 per tutte le rendite catastali. Per cui ci troviamo nella condizione anche matematica di effettuare un ragionamento abbastanza chiaro e semplice. Ricordo che la TASI è una tassa in autoliquidazione, quindi il cittadino dovrebbe in maniera spontanea realizzare la quantificazione. Ovviamente il Comune di Mercato San Severino si adopererà per trasmettere i bollettini personalmente presso il domicilio. Ecco, situazione critica, di crisi, inutile nasconderlo. L'amministrazione intende venire incontro ai cittadini anche attraverso una rateizzazione delle varie tasse comunali, perché a questo bisogna aggiungere anche le altre, la GORI e quant'altro? Ma noi siamo assolutamente coscienti che c'è una difficoltà sostanziale, per cui siamo ben lieti di affrontare le difficoltà dei cittadini e di sostenerli con delle rateazioni. È chiaro che mi rendo conto, la GORI, abbiamo la TIA e altre tasse ovviamente che ci creano grossi problemi. Il Comune sta a disposizione dei cittadini nel limite di quello che è possibile fare. Siamo anche coscienti che una buona fetta di cittadini sanseverinesi, purtroppo non per loro responsabilità, hanno difficoltà al pagamento. Io auspico veramente una grande presa di coscienza e di responsabilità. L'amministrazione sta cercando di fare il possibile per rideterminare le tasse dei cittadini. Purtroppo un poco il governo centrale, che limita i trasferimenti agli enti locali, ci impone purtroppo di fare un piccolo, di chiedere ai cittadini un sacrificio in più. Ecco, usciamo da questa situazione abbastanza critica, parliamo qualcosa di positivo. Come uscire da questa situazione? Si chiedono più servizi, meno tasse e soprattutto far ripartire l'economia attraverso investimenti. Cosa sta programmando l'amministrazione comunale di Mercato San Severino? La prima cosa che stiamo facendo, ed è un grande sforzo, ve lo possiamo assicurare, è quello della riduzione delle spese e tagli. I tagli, i famosi tagli, che vanno anche a colpire chi normalmente ha goduto del beneficio. Non possiamo non considerare l'ipotesi di andare ad attaccare anche, diciamo, gli stipendiati e quindi con i dipendenti comunali, cercando, come dire, di limitare e ridurre sempre di più l'esborso da parte del Comune. Vogliamo anche ricordare che gli assessori, così come il Presidente del Consiglio, hanno rinunciato, come il Sindaco, alle proprie indennità. Risparmiando circa 170.000 euro l'anno, se più o meno un calcolo. Esattamente, quindi diamo la cifra esatta. Sì, sì, sono intorno ai 150.000 euro l'anno, quindi significa che sostanzialmente... Soldi che l'amministrazione, la Giunta Romano, ha poi deciso di devolvere in attività sociale, giusto? Assolutamente sì, è chiaro che noi verifichiamo poi a fine anno il risparmio effettuato e andremo ad indirizzare questo denaro risparmiato per le attività più urgenti. Ovviamente le politiche sociali fanno parte del nostro primo punto di osservazione.